Buongiorno, bellezze e bellezzi. E bellezzi si può dire? Non lo so, non ho idea. Comunque, mi sono svegliata da poco perché ieri sono andata a dormire tardi, che c'era Temptation Island e tutto, quindi dovevo assolutamente vedere l'ultimo scontro, com'è che si chiama? Boh, non lo so, non ho idea. Comunque, tra Ruben e Francesca, dopo ne parliamo un attimo perché è una cosa sconvolgente. A parte questo, lì c'è il solito cane dormiglione, io ho i soliti capelli arruffati, sì, le solite treccine perché ho lavato i capelli e ho fatto le treccine, ormai mi trovo comoda così. Stavo guardando il Trono di Spade. Ho quasi finito la seconda stagione. Praticamente nell'ultimo vlog vi avevo chiesto se iniziarlo o meno e tutti, a parte forse due persone che mi hanno detto: guarda, gli episodi sono troppo lunghi, noiosi, eccetera, però mi sta piacendo tantissimo, cioè è molto nel mio genere. E infatti appunto tutti me l'avevate consigliato, quindi sto per iniziare la terza stagione e sono molto 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 happy, non vedo l'ora di arrivare direttamente alla settima, che tra l'altro è uscito ieri l'episodio. Oggi è il 18, è uscito ieri, cioè ieri mattina, tipo alle 3 in contemporanea con l'America, insomma un casino e cose varie. Ma a parte questo, oggi il vlog sarà incentrato su un argomento in particolare. Ve l'avevo già accennato che avrei fatto questo vlog oggi, però voi non sapevate il giorno preciso, a parte alcuni perché l'avevo detto in live. Ma comunque, oggi è il grande giorno. Ilaria andrà a prendere la sua baby machine, la mia piccola car. Quindi sono felicissimissimissima di andare finalmente a prendere questa macchina, perché ci sono stati diversi problemi, vi ho già spiegato, con i documenti, le cose. Quindi invece di aspettare tipo un mese, ne ho aspettati 5. Insomma, è stato più che un parto questa macchina. Felice perché sarò independent al 110%. Forse stasera per festeggiare me ne vado da qualche parte. Non lo so, non ho idea. Sicuramente poi ve la farò insomma vedere. Vi dico già che è una Yaris della Toyota ed è bianca. Poi insomma il resto lo vedrete. Ho messo a caricare un video, ecco, si è appena caricato, che probabilmente vedrete dopo di questo, perché è il video di giovedì, comunque, in ogni caso lo vedrete. E poi appunto è mezzogiorno e tra un po' devo pranzare, ma non so bene con cosa. Comunque, parlando di ieri sera e Temptation Island, avrete sicuramente visto tutti la figura di cacchina che ha fatto questa Francesca, perché allora hanno fatto questo falò al confronto, ecco, non mi veniva prima il confronto, e praticamente Ruben tutto lì impettito: no, io esco da solo, ti lascio, mi hai mancato di rispetto e tutto quanto. E ok, perfetto, grande Ruben. E poi ci stava lei che già da quando si è seduto lui, appena si sono rivisti, faceva gli occhi dolci: ciao, come sei stato? In questo modo non vai da nessuna parte, almeno non in questo caso. E quindi io sono stata tipo quei un quarto d'ora, 20 minuti, quanto è stato il loro confronto, in imbarazzo per lei, vi giuro, in imbarazzo, perché un tappetino, cioè, avrebbe avuto più dignità secondo me, una cosa bruttissima. Poi ecco, magari è tutto calcolato, sicuramente studiato, eccetera. Però comunque sia, anche se mi avessero pagato oro, 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 io non avrei mai fatto una figura del genere, perché la gente poi comunque ti incontra per strada e te ne dice di ogni. Quindi penso sia quello il lato più brutto, no? La cosa bella è che lei, dopo il confronto, la mattina dopo, perché il confronto l'hanno fatto la sera, la mattina dopo ha richiesto tipo un altro confronto e lei faceva: ti prego, torniamo insieme, mi sono pentita. E io ero tipo: what? No, ti prego, non ti infangare ancora di più, capito? È quella la cosa brutta. E la cosa che mi ha dato, cioè non fastidio, però comunque mi ha proprio imbarazzato, è che lei continuava a dire: ti prego, anche se non mi vuoi più, torniamo a casa insieme. Troviamo la logica in questa frase, ma comunque una cosa imbarazzante. Ditemi un po' voi cosa ne avete pensato, ma più o meno penso sia questo quello che ha pensato la maggior parte della gente, almeno sana in zucca. E niente, quindi adesso cercherò di continuarmi a vedere questo Trono di Spade. Che tra l'altro mi avevate avvertito che ci sono delle scene molto spinte, sia in ambito, non so, sessuale, sia in ambito proprio cruento, ammazziamoci tutti, yeah. Tipo io quelle scene le salto, perché non è che mi piacciono proprio tantissimissimo. Infatti io penso tipo il Trono di Spade, mi spiace, ma dovrebbe essere tipo vietato sotto una certa età, perché è proprio tanto, cioè tanta roba. Guardate un po', unboxing direttamente da San Francisco, ragazzi, San Francisco. Guardate un po' che pacchetto mi è arrivato da Beautylish, le cose che ho ordinato, guardate che bello, no? Non ho avuto il coraggio di toccarlo. È tipo un'ora che ce l'ho giù e adesso ho detto: salgo e faccio vedere tutto perché avevo la macchinettina in carica. Qui abbiamo l'assistente. L'assistente che dorme sempre.
Con tutti i suoi capellini. Mamma mia, che dolce. Praticamente questo è il pacco che vi dicevo che stavo aspettando. Invece di fare un video impostazione, eccetera, perché adesso non mi andavo di truccarmi, sinceramente volevo aprirlo. Non ce la facevo ad aspettare. Allora ho detto, senti, inseriamoci questo haul, perché questo era quello che vi avevo detto, l'haul dei saldi di make-up. Anche se in saldo c'è tipo una cosa, ho comprato, però sono sempre saldi, ok? Il resto è tutto a prezzo pieno, però. Volevo fare l'unboxing insieme a voi perché è più carino. Wow! Cercando di non rovinare. È la prima volta che ordino una Beautylish, perché l'altra volta avevo ordinato su Beauty Bay. Comunque, qui c'è una cartolina. Oh mio Dio, c'è scritto Hi Ilaria. Cioè, le cose le ho pagate io, eh. Però c'è scritto Hi Ilaria, welcome to Beautylish. We hope you enjoy your new product and see you again soon. Oddio, se mi siete dimenticati voi, volentieri. Comunque, con una mano è un po' complicato. Allora, c'è questa carta e poi, oh mio Dio, che carini. Tutti i pacchettini. Adesso li tiro fuori. Apriamo queste bellezze, anche perché sinceramente e onestamente mi ricordo una delle cose che ho comprato, che era appunto quella in saldo, per il resto non mi ricordo. Allora, questi dovrebbero essere due illuminanti di Jeffree Star. Cioè, guardate che bella questa confezione dello Skin Frost. Non so se era tipo un'edizione limitata. Quando si siede sopra le cose. Comunque si chiama Crystal Ball. Non si legge perché è tutto specchiato. Eccolo, Crystal Ball. What the hell? Oh mio Dio, è bianco! È bianco, lo voglio sfocciare! Ok, posso tipo morire istantaneamente? Cioè, ma lo state vedendo? No, vabbè. E questo invece è quello di Manny Mua. Si chiama Eclipse, anche il nome naturalmente lo amo. Eccolo. Oddio, che meraviglia, è tutta nera opaca. Con la scritta olografica. Wow, guardate che bello. Cioè, mi dispiace anche usarlo e togliere i loghi. Questo è tipo un dorato molto chiaro con dei sottotoni rosa. È molto particolare. In videocamera in realtà è un po' diverso. Forse ecco così si vede meglio. Oh mio Dio, li amo follemente. Sono solo le prime due cose. Ok, nell'altro pacchettino c'era questo. Allora, ho preso, anzi ripreso, una Beauty Blender. Perché questa qui stava in offerta. Tipo invece di 19, oddio, 19-18 dollari, stava tipo a 12, quindi l'ho presa. Questa è quella color carne che era quella che mi interessava di più, quindi super yeah. Poi ho preso questo che già conoscete, che è il Brow Pot dell'Anastasia Beverly Hills. Che cacchio, perché non mette a fuoco? Mi fa incavolare, ok. Colorazione blonde. L'ho finito da un po', l'avevo presa quando sono stata a New York, quindi figuratevi. Però mi piace un sacco, quindi l'ho ripreso. Questo mi pare costi 18 dollari. E poi, tantaradan, altre due tinte Jeffree. Sapete che io ne ho già due, vediamo se riesco a ritrovarle. Eccole qui: Celebrity Skin e Pumpkin Pie. Eccole qua. Queste due invece, allora, una è della collezione normale, si chiama Doll Parts, e l'altra è di questa collezione che. Fatemi sapere se è una collezione particolare, perché anche l'illuminante ha questa confezione così argentata, troppo bella. E questo qua si chiama Family Jewels. Eccolo qua. E l'altro si chiama così, Doll Parts. No, guardate che belli. Eccoli qua, anche se naturalmente si devono ancora asciugare. Abbiamo quello più scuro è Family Jewels e l'altro è Doll Parts. Guardate che belli, li amo. E basta, perché già questo mi è costato un fottio di soldi, quindi direi che è abbastanza. Fatemi sapere se voi avete qualche tinta di Jeffree, come vi ci trovate e che colori mi consigliate, che vorrei comprarne altre, ma ogni volta praticamente parto con l'idea di comprare i colori che avevo visto l'altra volta e poi ne trovo altre. Tra l'altro mi ha pizzicato un insetto, grazie, proprio qua, bello. E quindi scrivetemi nei commenti se avete qualche consiglio, anche quale colore mi potrebbe star bene, eccetera. Ho scelto le treccine, oddio, sto cascando. Per quello da darmi stavo cascando. Ottimo. Ho scelto le treccine, ma stavolta sono indomabili, non sono venute bene come l'altra volta, perché stavolta le ho fatte quando erano già asciutti, non erano totalmente bagnati. Non lo so come li metterò. Comunque adesso it's time to lunch. Seguita dalla mia ombra. Vieni, Wendy. Scendiamo giù. Ma le stai guardando le zucchine che avevo messo? La tagliatrice di zucchine. Adesso vi faccio vedere. Che io mangio soltanto questo tipo di zucchine. Sono quelle tipo lisce fuori. E invece c'erano anche quest'altre che sono quelle. Come si chiamano queste qua? Quelle non lisce, romanesche mi sa che si chiamano queste. Quindi facciamo una flippata. Ok. Mia madre intanto mi risponde colca. Tra l'altro, guardate, mia madre cosa si è presa?
sushi. Io l'ho mangiato ieri sera. Tra l'altro in tantissimi mi chiedete se lo faccio io, perché vedete che lo mangio spesso, oppure se, insomma, se lo compro, dove lo compro. E quelle vaschettine, appunto, fatte così, sono proprio queste. Noi le compriamo al Carrefour, però non so, non ci sta in tutti i Carrefour, non so che dirvi. Comunque in alcuni dovrebbe esserci. I take the eggs. Non riesco a trovarle, eccole qua. Quindi ovetto alla cocca e zucchine. Eccoci qua, zucchine. Poi questi crostini integrali sono buonissimi. E due uovette alla cocca. Sto tornando su, perché adesso è il momento di get ready with me. Mi devo preparare. Non so sinceramente come mi truccherò. So solo che sarà una cosa abbastanza semplice. Quindi magari mi metto solo il mascara. Non lo so. Adesso vedo. Allora, ho fatto il mio solito trucco, che vi linko anche nella scheda info, perché vi ho girato il video, che è il trucco estivo che faccio sempre quando non ho voglia di fare altro. Scusate questa luce, ma c'ho la macchinetta in carica ancora, quindi insomma non vorrei staccarla, riattaccarla. Comunque ho usato l'illuminante nuovo, quello di Manny Mua, guardate che bello. Cioè ne ho messo tipo pochissimo, giuro pochissimo, anche sotto l'arcata. E vabbè, mascara, solita matita. E la tinta è Doll Parts, mi pare si chiama, che è appunto sempre la tinta di Jeffrey. E poi basta. Questo è, io le tinte di Jeffrey le adoro. Ragazzi, l'abbiamo. Appena arrivo a casa vi faccio vedere tutto per bene. Siamo stati lì dentro sempre per i soliti documenti, tipo 8 ore e mezza. Però ce l'abbiamo. Ed è tipo troppo carina la mia baby, quindi poi ve la faccio vedere. Allora, vi faccio dare una rapida occhiata. Questo è l'interno. Mi fa stranissimo dirvi, ho una macchina. Qui ci stanno i cavetti del telefono, eccoli qua. Poi ci sta la radio qui dietro, fatta così. E adesso poi dovremo trovare anche una posizione per la macchinetta. Forse sapete che qua ci può stare. Oh, è la macchina perfetta per una youtuber con mia madre che sta arrivando. Adesso il problema sarà fare il raccordo, perché dovete sapere, oddio c'è il sole, dovete sapere che io e il raccordo non è che andiamo molto d'accordo, però dettagli. Adesso ci parte e ci vediamo a casa. Allora, finalmente a casa. L'avete più o meno vista all'interno. E adesso ci sono risalita per settare la radio, vedere insomma il cavo, quello col telefono, se funzionava e tutto. E l'ho guidata io sul raccordo. Però non è stato così tragico, devo essere sincera. Cioè giusto un attimo per capire bene i pedali, però per il resto sono felicissima di poter dire la mia macchinina. E le chiavi vi faccio vedere, guardate che carine. Io non pensavo fossero le chiavi queste qui tecnologiche, no? Con la chiave così a uscita, a scomparsa, come si chiama. E poi c'è il tastino appunto per chiudere e per aprirla. Poi adesso ci attaccherò tutti i miei portachiavi, ci tolgo questo perché è bruttissimo. Comunque sì, sono molto felice. E sono le 9, cioè dalle 4 che siamo lì, le 9. Guardate questa tinta, parliamone. Neanche, non lo so, la tinta più bella del mondo fa questo effetto. L'amo, super promossa. E sono anche stanchissima. Oh mio Dio, vi giuro. Cioè che poi dite, non hai fatto nulla. Però l'ansia è una cosa un'altra. Ti stanca più quello che altro. Adesso devo vedere cosa andare a mangiare. Guardate che bei portachiavi. Ci ho messo questo cagnolino glitteroso. E poi ci ho messo questo portachiavi di me e Daisy. Tipo l'altra estate eravamo un po' diverse entrambe. Però ci tenevo tanto, me l'ha regalato lei. Adesso devo accendere il PC, perché praticamente mia madre si è scordata la password di Facebook e gliela devo rimpostare. Ah, poi sì, mi sono tolta la tinta così al volo, quindi è rimasta tutta macchiata. Tra l'altro guardate che bella, raga, che bella Rihanna. Ieri alla premiere del film Valerian, in cui lei ha preso parte, fa la parte di Bubble. Raga, la bellezza, cioè per favore, avrà preso pure qualche chilo più. Ma chi cavolo se ne frega? Cioè dai, guardate il trucco. Posso anche non vivere praticamente. Questi vestiti di questi colori su di lei, anche le scarpe, cioè no vabbè. Io in love proprio. Cosa volete dire a Rihanna? Io amo le sue canzoni. Ah, anzi, adesso praticamente in macchina devo mettermi tutti i CD, tra cui c'è anche un CD di Rihanna, ma tipo vecchissimo. Sapete quei CD comprati dai, no, dai cinesi, dai marocchini, sai, per strada? Quelli duplicati. Ho questo qui che è Unapologetic, che è questo, con tipo
alcune delle mie canzoni preferite. Cioè, posso collegare il telefono e tutto, però i CD sono sempre CD. Devi venire qui a dire le tue prime impressioni sulla macchina. Comunque volevo, visto che è uscito adesso qui, invitarvi, perché non ve l'ho detto qui su YouTube, sabato 22 luglio alle 5:30 io, Queen e Eleonora, state invitate da It Style, bellissima Imetech, insomma, via Tuscolana 915 a Roma, che stiamo un po' insieme, quindi se venite mi fa tanto piacere. E detto questo, perché ve l'ho detto sui social ma magari non mi seguite tutti, adesso mia madre ci dirà le sue impression. Devi dire com'è, carina, è troppo grande, l'ho guidata carina, oppure è andato bene, sì, si può fare, insomma non è troppo grande. Te l'ho detto. Vabbè, però era meglio una po' più piccola dell'altra. Non mi ricordo manco io. Madonna, come si chiama? La Yaris. No, Yaris. No. Aigo. Ah, l'Aigo, la Toyota Aigo. È che era più piccoletta, maneggevole e si portava sicuramente meglio. Invece lei diceva che era stretta. Sì, lo ribadisco. Guida bene. Ok. Domani non so dove andrò. Penso farò qualche giro, magari vado al Da Vinci, che è un centro commerciale. Boh, non lo so. Però so una cosa, che sono stanchissima. Sono davvero stanca. Poi ho aiutato adesso mia madre a recuperare tutti i dati di Facebook. Non potete capire. Praticamente si era disabilitato l'account e un casino, però in qualche modo sono riuscita a riprenderlo. Non so come io abbia fatto, ma mia madre in più stava lì che mi chiedeva: oh mio Dio, adesso come si fa? Oh mio Dio, mi sta facendo rincoglionire. Mi sono rincoglionita, quindi sono ancora più stanca di prima. Io mi sto preparando il lettino per andare a dormire. Ho acceso la mia TV perché dovete sapere che io non riesco a dormire senza TV accesa. Quindi metto la TV a volume bassissimo, che è tipo 10, infatti neanche si sente. E poi metto il timer. Praticamente da quando Desi mi ha fatto scoprire questo metodo, io dormo solo così, cioè non riesco altrimenti, non so, mi sento tipo da sola. E poi non fate caso qui, mi sono grattata che mi ha pizzicato qualcosa e naturalmente sono diventata bordeaux. Comunque spero questo vlog vi sia piaciuto. So che non vi ho fatto vedere alla fine tantissimo della macchina o di quando l'ho presa, ma stavo lì al concessionario, non è che potevo insomma riprendere salve, quindi firmiamo, insomma non mi sembrava carino. Adesso che finalmente c'è questa benedetta macchina, sicuramente piano piano la conosceremo bene insieme, perché io per settare soltanto la radio ci ho messo tipo mezz'ora perché non riuscivo a capire, però ce l'ho fatta. E quindi buonanotte da me e l'orsetto dei NYX Face Awards. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao.